Beh, direi che ci siamo. Questa qua è la mia carrozzeria. Questa qua è l'entrata. Lì non siamo, quelle lì le dobbiamo togliere, non siamo più autorizzati, diciamo che ci autorizziamo da soli. Questa qui è l'entrata, 480 metri fuori e 480 metri dentro. Sì, lo so che l'entrata non è particolarmente affascinante, però per ora questa facciata qui rimane così, anche perché a dicembre fai fatica a lavorare con della malta, con della vernice sulla parte esterna. Però sulla parte interna possiamo fare tutto quello che vogliamo, infatti qualche lavorino c'è da fare. Dunque, questa qui è l'entrata della carrozzeria. Sulla parte destra abbiamo l'ufficio. Questo era l'ufficio di Mauro. È una carrozzeria che ha 30 anni, quindi qui abbiamo il bagno. Guarda, guardate, c'è il bagno, che è la doccia. Qui abbiamo la zona lamiera, lì faremo la zona lucidatura, qui ci parcheggiamo le nostre macchine, altre macchine sul mio figlio, zona preparazione, forno, questo è il forno, questo qua è il forno, poi più in là qua abbiamo il tinto box, questo qui è il tinto box dove si vanno a creare i colori. Loro usano questa roba qui, però io ho deciso di mettere l'eclair. Ah, c'è da lavorare qui, c'è da lavorare. Direi che questo è quanto. Questa è la carrozzeria. Qui un altro portone. E qua sorge un problema. Io ho un mese e mezzo per rendere decoroso questo posto qua, imbiancare più che altro, non è che devo fare delle opere murarie. Devo imbiancare, pulire in un mese e mezzo, perché l'apertura è prevista per il 15 gennaio circa. Allora io mi sono informato, è soltanto di mano d'opera per dare un po' di bianco e per fare quella striscia lì verde, la voglio fare in tinta col pavimento, soltanto di mano d'opera mi vogliono 10.000 euro. Io questi 10.000 euro non li ho. 10.000 euro sono tanti soldi, sono più di 2.000. E quindi non li ho, però mi sono ricordato che io da giovane ho fatto la scuola edile di Trieste, quindi sono muratore. Sono un muratore un pochino più evoluto, quindi diciamo che alcuni lavori li riesco anche a fare. Più o meno. Adesso non mi ricordo, però dovrei essere capace. Quindi ho deciso in questo mese e mezzo di ristrutturare il capannone da solo. Ecco, faremo così. Anche perché per forza. Il problema è arrivare lì su in alto. Perché fino a lì abbiamo circa 4 metri, diciamo che con un ponteggio riesce a lavorare. Però le travi sono alte e sono da fare. E non so come fare, cioè so come fare perché la carta gommata ce l'ho, la vernice mi deve arrivare, però arrivarci, come si fa? Perché se ci metti poi un ponteggio lo devi sempre smontare perché ci sono quelle traverse lì. Quindi immagino che mi serve uno di quelli elettrici che vanno su, giù. Adesso lunedì vado a farmi un giro a Imola per capire un attimo se c'è un'azienda che affitta questi aggeggi qua, magari scrivilo, lo vengo a prendere. Del resto sì, non sono preoccupato, dare il bianco 10.000 euro, magari, ma sì, ma li vale anche 10.000 euro, perché tu magari più la vernice, altri 5-6 con 20.000 euro la fai, però volevo provare a farlo io. Sì, queste crepe qua dovrebbero essere come le crepe sulla plastica, no? Cosa fai? Le vai un pochino ad aprire, così, ci schizzi dentro della malta e poi vai a trovare il pari con... Non lo so, con un abrasivo no. Dopo magari guardo qualche tutorial in internet. Comunque dai, facciamo così. Questa cosa qui la faccio anche che altro per me. So che non diventeranno virali i video, anche perché, vi ripeto, non è che sono... Sì, ho fatto la scuola edile di Trieste, ma non è che sono molto capace. Vi tengo aggiornati. Io magari inizio a fare la stessa cosa che abbiamo fatto con l'Alfa. Solo che sperando sto giro di finire. Perché sì, l'Alfa... L'ho messa lì da parte perché, sai, i soldi li ho investiti qui dentro. Ma la finiamo, entro marzo è pronta. Questo purtroppo, sì, non è che inizi, fai metà, poi dopo non lo fai più. Questo fino a metà gennaio bisogna che sia pronto.
e vi tengo aggiornati, magari creo dei contenuti come ho fatto sull'Alfa. Un giorno faccio il tetto, l'altro giorno faccio il tinto box, un giorno ci occupiamo di quella crepa lì. Queste robine qua, poi sicuramente, vi ripeto, non diventeranno dei video virali, però così mi rimangono dei ricordi anche per me. Dalla prossima settimana si parte, oggi è sabato, prossima settimana direi di iniziare a pulire. Non lo so da dove iniziare. Tu da dove inizieresti a fare sta roba qui?